Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Como Siete Weekend. Come stai, Fede? Bene, buongiorno a tutti. Ciao, Isi. Bene, mi fa piacere. Allora, questa settimana è stata una settimana piena di proposte per eventi, per cose che accadranno. La città si sta rianimando. Quindi io sono veramente molto contento. Speriamo vada tutto bene, che si comportino tutti bene, perché tutti questi eventi dove si beve a 2 euro sono sempre curiosi, però sono veramente temi molto... Temi il pericolo? No, 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 no. Siamo dei bravi cittadini. Per l'appunto, uno degli eventi che avverrà nel weekend a venire. Sì, perché in realtà avremo tantissime cose da dirvi, ma vi lascio sul sito, ci sono già, li potete vedere sul giornale online, ma nei prossimi giorni vi terremo sempre aggiornati, sì, sugli eventi futuri. Questa però è una piccola chicca, perché il 2 luglio, che è un venerdì, sbarca Como il Pride, la classica manifestazione per i diritti del mondo LGBT, e pensate che si terrà alle 15 al Tempio Voltiano di Como, si incontreranno lì i partecipanti e tutti coloro che vorranno partecipare all'iniziativa. Mancava a Como da 22 anni, erano una ventina d'anni che a Como, sì, il più famoso è quello di Zurigo, ma insomma Londra, ne abbiamo parlato, sì, ovviamente New York, in tutte le città un pochino più evolute, diciamo, se ne parla, e ci sono questo tipo di iniziative in cui spesso partecipano anche famiglie con bambini, insomma, chi crede nei diritti. Certo, certo, non sono delle pagliacciate, sono delle vere e proprie manifestazioni per garantire i diritti di tutti e per chi è a favore della... Mi dispiace che debbano esserci però queste cose per garantire, che dovrebbero essere, esatto, dei diritti di tutti. Esatto, insomma. Però se ne parla sempre di più, bisogna parlarne. Sul sito vi abbiamo anche mostrato un po' le rivendicazioni che hanno gli organizzatori di questa iniziativa, soprattutto verso il sindaco di Como, Landriscina. Vorrebbero anche una bandiera, una delle loro bandiere esposte in comune, insomma. Alcune sono più da tenere in considerazione, altre un po' più folcloristiche, però perché no, potrebbero essere interessanti. Io ho notato che le nuove generazioni sono più sensibili a questo molto tipo di argomento, cioè, sì, sono più addentro a questo discorso e lo vivono come deve essere, tra l'altro. Come un diritto inalienabile. No, ma come un... Naturalezza. Con naturalezza. Invece sono le generazioni precedenti. Che ma noi siamo ancora le nuove generazioni, quindi siamo quelle... Giovanissime. Quantomeno dentro. No, quello sì. Vi volevo proprio leggere la dichiarazione di una delle presentatrici dell'evento, che sarà Miss Gender. Non so bene il suo nome, ma si fa chiamare così. Dice: abbiamo deciso di portare il Pride a Como per dimostrare che la comunità LGBT sia presente nonostante la realtà chiusa e bigotta, lei dice, della città di Como, e per far sentire la nostra voce alla città, appunto per l'appunto, senza la paura, portando in piazza le nostre rivendicazioni. Vi aspettiamo. Ma è un'occasione da non perdere, anche la città deve accogliere in modo positivo e si tingerà con i colori dell'arcobaleno, insomma. Noi ci saremo, non gliel'ho ancora chiesto a Isidoro, ma parteciperemo. Io appoggio sempre queste iniziative, perché è giusto ed è i diritti sono inalienabili. Inalienabili, sì, per tutti, sia ovunque facciate le vostre scelte, però devono essere tali. Una rubrica di cui vi parliamo, cambio completamente argomento, come al mio solito, una rubrica di cui vi parliamo spesso è Empatia con Masca, che ci segue ormai da più di un anno, grazie alla nostra Paola Fasana, che è una ragazza attentissima al mondo degli animali, tout court, ma soprattutto a quella dei cani. Sì. E l'abbiamo chiamata per l'appunto Empatia, e lei ci parla spesso del canile della Valbasca, perché è un'assidua frequentatrice. Nell'ultimo articolo pubblicato in settimana parla dei dubbi che hanno le persone che sono in procinto di adottare i cani, e risponde un po' a tutta questa serie di perplessità, perché insomma è giusto, prima di prendersi l'impegno, un po' come prendere un figlio, insomma, prendere un animale, so che non sei d'accordo, ma è importante, soprattutto i cani che vengono dal caniere, che sono cani molto particolari, che hanno subito delle dinamiche spesso non facili. Paola è convinta che debbano essere prese delle precauzioni prima di portarli a casa. Ma in realtà trovate, c'è tutta una rubrica dedicata a lei, articoli che spaziano dalle escursioni a quattro zampe all'estate con i nostri cani in città, dove portarli, le escursioni da fare, le 5 cose che si possono imparare dai nostri amici a quattro zampe. È veramente una rubrica curata molto bene, di cui siamo orgogliosi, e vi invitiamo a leggerla. Assolutamente.
A proposito di cuccioli, io vi parlo di una speriamo cuccioli umani. Cuccioli umani, io spero che questa proposta passi, questa sovvenzione di 10 milioni di euro da parte di Regione Lombardia per i nidi. Perché è un dato statistico, il 20% delle donne lavoratrici lascia il lavoro per potersi occupare dei figli. È un doppio disagio perché da un lato tutti abbiamo diritto al lavoro e dobbiamo essere e dobbiamo portare il nostro contributo in famiglia, ma poi c'è anche il problema della parte economica, e che quindi i figli, ragazzi, non è che ve lo dico io, gustano, che noi li vogliamo aiutare, speriamo che questo possa parlare di donne. Ci sono anche un sacco di papà, io conosco dei miei amici, ciao Giorgio, che comunque hanno deciso di lavorare da casa per stare vicino ai figli perché la moglie lavorasse, si fanno dei conti in casa, e quindi però è anche vero il fatto che il nido non è soltanto un posteggio per bambini, come viene visto purtroppo troppo spesso esternamente, ma è la possibilità per i bambini di socializzare, di vivere, certo, nel mondo esterno con altri e di prendersi gli orecchioni e le malattie degli occhi. E a proposito di bimbi e anche un po' di casa mia, questo sabato, il 26, Lega Ambiente promuove un'escursione lungo il Cosia, proprio quel fiumiciattolo che è conosciuto da noi non più giovani perché c'era una tintoria, che è una fabbrica che è allocata, diciamo, nella zona San Martino, che quando faceva il cambio delle vasche dei tessuti il Cosia si colorava di blu, di verde. Sembrava... Per tornare alla notizia del Pride del Cosia, esatto, non è più possibile. Lo facevano per quello, invece a noi sembrava tanto bello, invece tanto bello non era che si colorasse, anche se sostenevano che i colori non avrebbero causato problemi. Lega Ambiente, per l'appunto, vuole sensibilizzare innanzitutto la scoperta di uno spazio del nostro territorio molto vicino, una camminata super tranquilla, si può fare per l'appunto anche con i bimbi, inizia dalle 15 alle 18, è un'escursione massimo 40 posti, sul sito potete, c'è il link per iscrivervi, si parte alle 15, ritrova a Camlago Volta, bellissimo paesino qua delle nostre zone. È bello ogni tanto riscoprire qualcosa che c'è in zona, perché mai come in questo momento alzare la testa o guardare dietro qualche angolo. La settimana scorsa c'è stato quello dei cortili, dei segreti, festival delle bellezze interiori. E per l'appunto bellissimo. Questa invece bellissima escursione fa parte del Festival di Ecolario, che è il primo festival ambientale a Como, ve ne abbiamo ampiamente parlato, ci saranno tantissime attività e una di queste è l'escursione, poi con delle partecipazioni, appunto Lega Ambiente, l'Arci, sì. Ah, perché ci sono delle zone veramente molto belle, per esempio il discorso del canile è Valbasca, per esempio, che è una zona molto bella. Anche per andare a camminare. Cioè. Per andare a camminare, a correre, si può andare su dopo su al... Insomma, abbiamo detto che questa città è bigotta, non è attenta ai valori di tutti, ma in realtà è bellissima, ci sono un sacco di attività. Ma io penso che di base la città le fanno le persone. Certo. E quindi abbiamo dei limiti, come tutti gli abitanti di tutte le città. Se però qualcuno magari ce lo fa notare, anziché arrabbiarci, ci si lavora sopra, forse si può anche migliorare, no? Che dici? Dico di sì. Bene, ci vediamo in giro questo weekend, speriamo che non faccia il tempo ballerino come tutti i giorni, che mentre siamo in ufficio è bello, poi alle 6 comincia a piovere, speriamo di no, così ci vediamo in giro tra una birra e un parchetto. Vi abbraccio sempre tutti quanti voi e alla prossima settimana, venerdì. Ciao! Buon weekend!